Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Gigrini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete il prossimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare, ragazzi. Grazie come sempre a tutti per il supporto. E il commento del giorno, direi proprio che se lo becca Mess Flowers, che scrive: al posto del fucile a pompa potresti usare le freddure di Ellie. Non esiste nulla di più letale. Come darti torto, Mess? Veramente ho adorato il commento. In ogni caso, come al solito, grazie davvero di cuore a tutti, ragazzi, per i commenti che lasciate sotto i video. La volta scorsa ci eravamo lasciati qui, dopo che Joel, insomma, è stato salvato praticamente da Ellie, che ha sparato in testa ad uno che stava cercando di annegarlo. Ha dimostrato di voler essere ancora probabilmente tenero, anche se coi suoi modi. L'ha ringraziata a modo suo e ha deciso adesso di darle praticamente tanta fiducia, ragazzi, perché adesso mi sa che ci aspetterà una fase un pochettino rognosetta. Ci saranno diversi nemici, credo, e Ellie dovrà aiutarci comunque coprendoci le chiappe da su col fucile. Non so se è proprio da cecchino, ma comunque col fucile. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sta parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra! Le 76 sentinelle! Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda, hai parlato con capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione, che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Dai, già mi sono fatta vedere. Dai, basta, oh, calmatevi, regà. Non avete visto niente. Tu non hai visto niente, vero? Assolutamente niente. Dov'è? Dov'è il bastardo? Aggira il bastardo. Merda. Minchia, raga, quanti cazzo ce ne stanno. Ammazza, che pizza. Sono arrivata con tutta la cattiveria del mondo. Gli ho spaccato la faccia. Va benissimo così, va benissimo così. Ah! Scusa, amico, pure te. Cioè, ma da dove arrivi? Cioè, dove ti presenti? A mani nude. Spaccagli la faccia, Joel. Ecco, così, dritto sulla nuca. Ah! Mannaggia la miseria. Non la mia nuca, bastardo. Ecco, guarda, te faccio a pezzi pure a te, non ti preoccupare, cambiamo assolutamente e penso, ecco, che ci servirà molto presto. E come al solito, ragazzi, lo stealth non poteva essere un'opzione, non poteva, evidentemente no, non può. Ecco fatto. Scusa, amico, cioè, ma tu arrivi, neanche saluti e mi spari in bocca. Cioè, dimmi se può essere considerata una situazione normale. Io direi di no. Fatto sta che adesso non so, regà, davvero cosa tanto aspettarmi, perché qua la situazione è già critica. Ammazza. Bel morti lavoro. Chi? Perché è uscito scritto bel lavoro, ragazzo? Cioè, o è piccolo il ragazzo? Non sono ancora con uno, cioè, c'era regà del malcontento riguardo le luci, a quanto pare. C'è qualcuno che sta arrivando per accopparmi. E sta arrivando qui, oh cazzarola. Ok, forse. Ecco, sta arrivando qua, guarda caso. Ma giusto qua dentro dovevi venire, ma dico io, no? Zitto. Tieni la bocca chiusa. Non parlare. Ecco, gli ho detto non parlare. Minchia, si è messa a rantolare come un animale. Oh shit, pure tu non hai visto niente. Ma mi sa che mi tocca un kit americo, regà, per forza di cose, perché non ne ho manco uno. Fermi. Pezzo di merda. Sì, non urla pure te la... Ecco, m'ha visto. Vabbè, niente. M'hanno visto pure gli altri, cioè... Ah, porca di quella... Ferme, fermo, fermo. Da, così. In faccia o in testa, deciditi. Gio... A mani nude? A mani nude, facciamo a mani nude, pezzo di merda. A mani nude, te vuoi mettere in che mani mie? M'ha mai visto? Comunque, Angel m'ha consigliato di crearmi il prima possibile, ragazzi, le fondine, perché... Oh, porca di quella puttana. Oh, raga. Oh, greve. Ma proprio greve. Guardami.
morta, raga. Questo significa essere stupidi e sbadati. Stupidi e sbadati, almeno pare che mi hanno fatto ricominciare da qua. Quindi c'è stato un autosalvataggio, evidentemente. Stavo dicendo prima che Angel mi ha consigliato di crearmi le fondine al banco da lavoro, perché mi permettono di scambiare le armi molto più velocemente. In effetti a questa cosa non ci avevo mai pensato. Quindi grazie come sempre a tutti ragazzi per i vostri suggerimenti, i vostri consigli. Ciao, wow, fratello. Guarda, faccio prima, fa così come al solito. Non spara a me, spara a lui. La fessa tesore dalla mazza. E vabbè. Cioè raga, non posso andare in giro dormendo, non posso andare in giro dormendo, porca di quella miseriaccia maledetta puzzolente. Cioè ripeto, è veramente tutto troppo greve. Cioè a parte che sono dappertutto, vabbè non parliamo di sta coda perché sono veramente dappertutto i maledetti. Cioè non te puoi muovere da una parte che tanto ne becchi uno da un'altra. Ecco, va bene. Sì, 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 certo. Certo. Ne parliamo. Finta, l'ho mancato la grandissima. Buona, 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 sta giù Joel. Te vedo pezzo di merda. Ecco, grande, grande Ellie. Ah! No, 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 non ho intenzione. Ma porca. Non ho intenzione di morire di nuovo come un pollo nel pollaio. Oh, mamma mia che ansia tutte le volte. Oh, se può campare un po' in santa pace o come al solito. Ci dovete stare, ci devono stare loro sempre a scassare la minchia. Qua c'è st'altro, pare... Cioè la situazione sembrava tranquilla. Mo sapete che? Mo vi dico, mi avete rotto i coglioni. Cioè ve lo dico proprio con tutta la calma del mondo. Ecco, te vedo ancora. È morto o è vivo? Non capisco. Ah, è finita? Bene, scendi. Ah, mamma mia. Il solito parto. Grande Ellie, ottimo lavoro veramente. Stavolta guarda, te lo dico io per conto di Joel. Fa conto come se te avesse detto Joel, va bene? Dai, diglielo, Joel. Fallo un po' contento. Andava bene. Dai, diglielo. Un po' di soddisfazione. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. Intesi. E bravo, Joel. Oh, yes, yes, yes. Adesso c'è la sicura, lo sai come si toglie, eh? Certo. Ok, l'importante è maneggiarla con cura, non è un... Joel. Ok. Beh, vuole essere solo un pelino premuroso, ci può stare, quindi intanto, raga, vediamo di fare un po' di razzie qua in giro, perché magari qualcosina di utile può ancora esserci. Allora, qua intanto è dove siamo stati un attimo fa. Ellie se ne va bellamente per i fattacci suoi, meno male che me doveva con te Tarzanelli che c'ho fra le chiappe, però pure quelli sono dettagli, sono dettagli. Entriamo qua, tac, come al solito è permesso... Sti cazzi. Vabbè, allora qua sembrerebbe... Ah, qua c'è... No, c'è roba. Sto dicendo, sembrerebbe non esserci niente, ma... Qualcosina... Qualcosina c'è. Questo ce l'ha al massimo. Qua non si può andare. E quindi... Allora, il ponte è da quella parte. Dobbiamo procedere. Mi sembra ovvio. Da questa parte. Quindi qui c'è altro. Certo. C'è un bel po' di robetta. Un bel po' di ingranaggi che ci serviranno. E qua ci tocca sollevare sta cosa che come al solito pesa 3 quintali. Ma Joel, siccome è peggio le maciste, non si fa tanti problemi. Forza Ellie, cerca di reggere. Reggi, reggi. Dai che me si stacca una gamba. Ecco, a qua te pareva. Ok, lo faccio. Ah, almeno ha trovato un'altra soluzione. Brava ragazzina. Si sveglia, complimenti. Top. Ok.
Bella pensata, sono d'accordo. È bene comunque premiarla quando c'è da premiarla e da mazzularla quando c'è da mazzularla, chiaramente. Quindi, che me posso fabbricare? Bello, un altro medikit di sicuro. Un'altra bomba, magari sì. È a posto così, per cui... Ti va di darmi una spinta? Certo, certo. Non con questa in mano, chiaramente, ma subito. Facciamo subito, dai, ci mettiamo... Facciamo in 4 e 4, 8. Forza tesoro, dai. C'è un modo per interagire o si è buggato in qualche modo? Perché non mi esce il tastino per interagire. Ah, ok. Dicendo... Te va... Non pesava 3 quintali. Vabbè. Dicendo ti va di darmi una spinta, io supponevo che dovessi spingerti, non che dovessi andare a prendere il carrello. Ma sono dettagli pure quelli. Non importa, non fa niente, va benissimo così, guarda. Facciamo così, guarda Joel, visto che fai grossa difficoltà a capire come usare un carrello, ecco, è meglio fare così. Cioè, raga, sbaglio o era sbagliato il concetto? Ti va di darmi una spinta? Io capisco che la devo spingere, ok? Devo... Ok, meno male, raga, ecco qua il banco del lavoro. Fondine per l'arma, non mi bastano i pezzi, porca di quella pupazza. Ne mancano 5, giusto 5. Allora direi di risparmiarli, ragazzi, per adesso, per il prossimo banco da lavoro, per poter almeno comprare una delle due fondine. Eccola. Giù, giù. Mamma mia. Giornate toste, eh? Già, amico. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. Quanto okay. Può diventare crudele il mondo, raga. Già è crudele così. Hanno ammazzato due persone così a caso per vedere se avevano roba da mangiare. O cose utili. Come se nulla fosse. Lo so, è solo... Cavolo. Lo so. Cerchiamo di arrivare al ponte. Ok. Cioè, è dura, raga, assistere a certe cose, a maggior ragione sapere di non poter agire in alcun modo, cioè... È proprio un mix micidiale, direi. Però andiamo, Ellie, forza, forza. Dobbiamo raggiungere sto benedetto ponte tipo ora 300 episodi e... E non ancora siamo riusciti ad arrivarci. È sicuro che avesse l'intera squadra laggiù. Fai vedere. Oh, ma. Minchia, si è tolto dalla mia presa kung fu sto stronzo. Minchia, a mani nude. Lui ci aveva una mazza de ferro. E io. Aia la puta che te pari. Io uso le mie mani de ferro. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Che le vuole prendere per caso? Spero per lui di no, perché io ammazzo a mani nude. Ho le mani che sono micidiali e non ho paura di usarle. Va bene, allora. Qua, regà, come potete ben vedere, Ellie, se ti togli dai maroni come al solito, sembrerebbe non esserci più niente. O forse sì, ho visto male. No, ho visto male, va bene. E non c'è altro. Quindi, uscendo da qua, possiamo calarci. Magicamente e tac. E sulla spazzatura. Così non ci rompiamo le caviglie almeno. Magra consolazione. Oh. Joan of the Wolf. Perché me da regà? Il personaggio mi sembra che assomiglia a Bigby. The Wolf Among Us. Adoro. Adoro tantissimo. Scommetto. Che te pare del lato est. Non hanno visto un cazzo. E Market Street. Qua c'è una bella trappolona, tra l'altro. Meno male che l'ho vista, perché sennò saltavo in aria senza colpo ferire. Non capisco come fanno questi, regà, ad essere tipo dovunque. È veramente pazzesca la cosa. Oddio. Niente, come al solito ce ne resta sempre un altro in mezzo ai coglioni. C'è mancato poco. Zitta, Elise. Cioè, sei lì.
Va bene, diciamo di sì, guarda. Pensavo che tornasse indietro sto bastardo. Forse riesco ad ammazzarlo senza farmi scoprire, ma... Come sempre, ecco. I miei tentativi diventano vani, perché nell'esatto momento in cui sto facendo fuori uno di sti bastardi... Allora, senti, bello, ecco. Ecco, è pure te, ne ho pure per te. Dove cazzo pensi di scappare? Bam, dritto in faccia. Ecco qua, come al solito. C'è qualcun altro? Di nuovo? Che le vuole prendere? Posso potenziare la mazza? Ah, oddio! Minchia, a mani nude, ma adesso Joel, a mani nude fa... Mazza, raga, avete visto la potenza di questi pugni? Sì! Abbiamo potuto assistere tutti quanti alla potenza di queste mani! Non c'è mai fine al peggio. Ce ne stanno sempre 3000. Sono veramente, lo dico sempre, peggio degli scarafaggi questi. Se si intrufolano nei posti che meno riterresti. Nemici a destra. E te pareva. No, nemici a destra, nemici di sopra, nemici di sotto, nemici dappertutto, Ellie, lo stavo giusto dicendo. Sono peggio dei ratti questi. Degli scarafaggi. Maledetti bastardi, maledetti. Ditemi voi se è normale che ce ne siano così tanti dappertutto. Ok, ecco qua. Oh, eccolo che arriva, oddio. Là c'è pure la trappolona. Loro però lo sanno, ovviamente. Io però la posso evitare restando basso. Quindi Ellie, fai lo stesso, per favore. Ce l'ho! Ok, chi mi sta vedendo? Chi mi sta vedendo? Chi? Eccolo, cioè, regà! Ma ve rendete conto? Amico, sì! Mi senti? Oh, merda. Non c'è provato. Sì, vi rendete conto che ogni qualvolta io sto cercando di ammazzarne uno strangolandolo in maniera stealth, ce n'è sempre uno poco lontano che sbuca. Come hai osato toccare questo volto sacro? Ma dico io. E porca sì. No hope. Oh cavolo. Resisti e sopravvivi. Cosa? Ah sì, sì, il fumetto, esatto. Dai, Joel, te ne ho parlato poco tempo fa. Che fai? Non te ricordi? No, si ricorda. Apprezziamo lo sforzo, quindi non c'è speranza, grazie. Con questi piantati in ogni dove, la vedo dura avere speranza. Gesù. Ora capisco che è successo in questa zona. Ogni battaglia ha le sue vittime. Magari hanno una famiglia. Tutti ne hanno una. Eh già. Meglio non pensarci. Come faccio a non pensarci? È difficile, Ellie. Devi fare un grosso lavoro su te stessa, tesoro. Non so in che altro modo spiegartelo, ma... Beh, per la libertà. Freedom. Morite per essere liberi. E se morite di sicuro sarete liberi, perché... Ecco, quello certo. Quindi foglietto, biglietto camion. Cosa racconta questo biglietto? Vabbè raga, parlano insomma del macello che è successo. Gente che è morta, macchinari e roba distrutta. Insomma, solita roba, niente di troppo strano o di diverso dal solito. Quindi questo ce lo prendiamo. Una bella latta dei fagioli che ci ridà l'energia necessaria per poter continuare questa incredibile avventura. Che altro me posso creare? Un'altra molotov, che tra l'altro, regà, non le uso. Ah no, no, non posso crearne più di 3. Quindi vabbè, creiamo un'altra bomba. Però le dovrei usare più spesso, regà, ste cose qua, specialmente magari contro i clicker, quando ci stanno quelli che s'ammucchiano e fanno tutti i vari macelli. Va bene. Ci serve il coltello. Va bene, ce l'ho. Non me cogliere, non mi prenderete mai, troverete mai impreparato. Ecco, ah, guardate quanta bella robetta. Toppe. Quindi di qua, 50 pezzi, regà. Colpi. Toppe. Cose bellissime. Di qua non si continuava, però almeno ho trovato un bel po' di robetta interessante. Quindi... Carelli. Spingimi lassù. Ah, ecco, quindi è di qua che... Sì, cioè, la vedo la scala, non c'è bisogno di indicarmela. Cioè, fino a sto punto ci arrivo, So che sono scema. Sono scema, ma... entro certi limiti sempre. Forza. Ecco fatto. Oh, bel lavoro, Ellie. Complimenti. Vado, Salgo pure io. Perfetto, fammi passare. Oh... Vediamo un po', chissà perché. Siamo quasi. Ci siamo quasi, cioè. Siamo quasi e.
È da 3 ore che ci siamo quasi. Che miseria, ripeto, chissà perché, ma tutta questa sono situazione. Stata in un posto così, nella ZQ di Boston. E sti cazzi. Cioè, grazie per avermelo detto, ma non. Cioè, io non te l'avevo chiesto. So che magari avrei bisogno di parlare o. Non lo so, cioè, ti senti familiare con me adesso, però. Cioè, se Joel non è un tipo molto chiacchierone, te ne sarei accorta, quindi. Io ti ringrazio per la voglia di socializzare passiamo con lui, da ma. Eccala. Cazzo di cane. È tutto ok, sono giù la testa. Neanche per sogno. Vieni. Continua. Minchia che incubo. Non lo so, vedi. Prova con. Stronzate. Te lo giuro. Hai 25 barattoli di bacon. Minchia, raga, se ci becca quel camion è la fine. La roba è ancora buona. Vediamo se. Non hai sentito? Che oh! Oddio. No, come no? No, vabbè, raga, dai. No, no. Lasciala! Molla! Oh, Ellie, senti. Non mi mette nervosa, che già ogni volta qua che provo lo stealth va a finire male, molto male. Vediamo di ripararci un attimo qua dentro, perché io non ho la minima idea adesso di cosa dovrò fare con quel camion maledetto, ragazzi, perché c'è una torretta che. Porca oddio, merda. Che è? Che è? Oh. Lasciala andare! Ecco, vedete, adesso facciamo, scusa, Ellie. Facciamo così direttamente. Ma cazzo! Ci stava tutto. Te ne do atto, guarda. Oddio, ne sta arrivando un altro? No, è il camion. Scusa, zio. Non so cosa pensavi di fare, ma. Ecco, t'ho sistemato pure a te. Vuole arrivare qualcun altro come al solito? Bravola. C'è nessun altro? O devo fare qualcosa al camion? Ripeto, sinceramente non lo so. Sinceramente non lo so. Allora, proviamo a fare il giro di qua, ma. Non credo di potermela squagliare, perché qualcosa dovrò pur fare. Questo è un bel problema. Corri, 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 corri. Ok. Aiuto. Mo che mi hanno scoperto. Oh cazzo, è un bel guaio. Ok. Mori, che stronzo. Oh. Aiuto, aiuto, ragazzi. Restiamo a riparo, ma forse. Ripeto, forse è di qua che dobbiamo venire. Meno spero. Ok, qua dietro di sicuro. Oddio. Di qua dietro di sicuro non ci possono prendere, ma. A mani nude, va, risolviamo le cose come si deve, da veri uomini. Ecco fatto. Top, ben servito, sei contento? Ma sei morto, sarei morto te, sarei morto se vieni qua ad assaggiare i miei pugni magici. Ok, è di qua che dobbiamo continuare, raga, perché di qua. Oh cazzo. Siamo a riparo dal camion. Boom! Che headshot, signori! Che headshot! Aiuto! Come ho fatto ad arrivare qua? Oh! Boni, 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 fermi, fermi, fermi! Ce l'avevo attaccata alle chiappe! Ellie, sei salva? Non sei salva? Sinceramente non lo so. Se mi stai dietro, bene per te. Se no, so cazzi tua. Spero che la ragazzina mi segua a ruota, raga. Ok, perfetto, brava Ellie, brava, brava. Hai fatto il tuo dovere. Qua c'è qualcosa, parrebbe di no. Quindi mi sa che non mi resta che uscire di qua. Saliamo. Saliamo, saliamo, saliamo. Come se non ci fosse un domani. Aiuto. E mo so cazzi. Non credo. Non credo proprio, Ellie. Ah, l'ha detto Joel. Joel, tu sai come funziona sto mondo. Cioè, ok l'ottimismo e tutto il resto, ma. Ok, non credo. Mi sa che dobbiamo entrare proprio qua dentro. Guarda, ecco fatto. Ellie. Ellie. Ok, prendiamo questi. Tac e tac, qua dentro. Pillole, come al solito, dentro i cessi. Di solito è quello che si trova nei cessi, mi pare pure abbastanza normale. Di consueto è il posto dove si mettono i medicinali. Poi
Non lo so. Va bene. Volete davvero che mi butti qua? Va bene, vado. Aiuto. No, qua mi spezza la schiena. No, ferma, ferma. Ok, sul cornicione, sul cornicione. Mai pensare per... Ok. Almeno. Almeno per adesso, probabilmente. Non lo so. Entriamo. Ce la siamo cavata? Per un po' siamo... Piano. Oh. Piano. Joel. Joel, fermati. Guarda. Lascialo stare. Calmo, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Cercando di ucciderti. Lo so, lo sappiamo. La già, potenza dei pugni. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Infatti. Sopravvive il più forte. Oh. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok. Ok, facci strada. Seguitemi. Bene. Scusa per la storia dell'arma. Non preoccuparti. Anch'io avrei fatto lo stesso, probabilmente. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Quel posto sarà ridotto come questo ora. Permesso, grazie. Perché i ragazzini devono sempre stare in mezzo? Non capisco, però vabbè. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Ce ne saremmo accorti, in effetti, perché guarda, sta zona pullula di pezzi di merda. Infatti si sente dal tanfo appena si arriva. Va bene, facci strada, amico. Solo tu e tua figlia. Aspettate, fate silenzio. Via dalle finestre. Giù, 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 giù. Giù la testa, signori. Se non volete vederla saltare in aria. Andate. Ok. Merda, quel cazzo di camion. Ci tallona da quando siamo arrivati in questo... Sam, che cosa fai? Niente. Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. La regola. Qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Dai, ma magari ci teneva. Cioè, leggerissimo. Faglielo prendere. Quanto è lontano questo posto? Ci siamo quasi. Manca poco. Guardate che bel pandino. Io lo so. Chuchu Toys. Chuchu Ellie. Sì. In mezzo alle palle come al solito. Fate passare prima i grandi. Merda. Cosa hai trovato? Coprici le spalle. Comunque ci fosse qualcuno, se n'è andato da un bel po'. Mamma mia. Pullula pure qua di pezzi di sterco, se sente. Non lo so, tu di solito come agisci? Stealth o vai e picchi tutti come faccio io? La vedo difficile arrivare stealth se questi stronzi continuano a girare come merda che galleggia nell'acqua. Vabbè, raga, probabilmente sicuramente ci scopriranno perché... Cioè, è impossibile non farsi vedere, non so come...
sono riuscita in questo preciso istante a non farmi beccare, ma... Dov'è il bastardo? Sapessi, tesoro, sapessi. Prova a richiamarmi bastardo e te lo spezzo l'osso del collo. Ok, è chiaro? È chiaro? Spero per te che sia chiaro. Allora, sta arrivando qua l'altro stronzo? Quello si è arrampicato. Va bene, allora qua sotto c'è rimasto solo questo. Probabilmente non so se si girerà da un'altra dall'altra parte. Ecco, sta tornando pure l'altro. Andate in giro sempre in coppia voi due. Siete amici del cuore. Vi tenete mano nella mano anche quando andate a fare la cacca. E mo stava di, è possibile tenervi separati? Zitto! Non fiatare pure te, fratello. Stai zitto. Tieni quella boccuccia di rosa serrata. Ok. E mo, siccome non c'è due senza tre, facciamo fuori st'ultimo stronzo. Guarda, faccio così. Direttamente mi sono rotta già i maroni. Amico, giù. Possiamo metterci d'accordo, ok? Ma perché indugia? Joel, non capisco perché indugia. Ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Ma io non capisco perché pensano sempre tutti di avere a che fare con uno stronzo. Cioè, ma l'avete guardato in faccia? Sì, avete visto di che uomo stiamo parlando? O ti sembro il primo fesso incontrato per la strada? Cioè, no, so io. Oh, è che... Ecco qua, te pareva. Guarda, ragazzi, ecco, magari se intervenite pure voi mi date una manina, ok? Oh, attenzione, che pensi di fare, stronzo? Cadite sotto, oh. Mi sa che è meglio darsi una curata prima di finire di nuovo nel cesso. Quindi, visto che ci sto, me lo creo un altro, va. Ok, scusa ragazzino. Da questa parte. Ci sono, ci sono, ci sono. Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. E dove l'hai presa? Ne ho ammazzato uno. Tanto non gli serviva. Una porta di legno non si può sfondare, eh. Assolutamente. È qui dietro. Mm-hmm. Allora, quanti anni hai? Io, 14. E tu, invece? Lo stesso. Hai 14 anni, eh? Quasi. Non credo. Certo. Davvero? Ma si vede che sei più piccolo, ragazzi. Che pensi di prendere in giro, dai? Eccoci. Ah, bene. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. I duri qui non mangiano. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Mamma Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta, ne ho un altro. Guarda, sono bravo. Aspetta! Ai. No. Ferita da un mirtillo, eh? Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Lei non sembra molto preoccupata. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo a loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquilla. Anche noi stiamo cercando le luci. Tranquilla. Noi siamo qui.
C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. I veri duri non riposano mai, no, Joel? I veri duri non mangiano, i veri duri non bevono, i veri duri non cacano. Vabbè. Dice che è ora di andare. Già? E ho preso sonno 2 minuti fa! Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene, bene. Ok, pronti? Sì. Ok. Bene. Brondi! Okay. Ci hai già provato? Sì. Rassicurante. Rilassati, vecchio. Spero che tu conosca la strada. Ehi, cioè, vecchio Aki. Di qui. Scusate, ma come cavolo vi permettete tutti voi o di darmi dell'imbecille o di darmi del vecchiazzo? Ma presto perderò le staffe, eh? Anzi, ho già avuto abbastanza pazienza, porca miseria. Ah, su, bamboccio, fammi strada. Su, guardate se mi devo far fa strada da un bamboccio. Ok, cerchiamo di farli fuori, ecco, senza fare troppo rumore. Ehi, ti seguo. Te. Bene. Ehi. Ah, mo me segui. Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto, ma nessun segno dei turisti. Ma gli essere eliminati senza far rumore. Fai rumore, sì, ma sono Joel e lo sai che lo stealth non fa per me. Faccio rumore, sì, faccio un casino omicidiale. Ah, qua c'è roba. Attenzione, quanta bella robetta. Dove è andato il mammoccio? Ah, sei qua, scusa, mamma mia, non t'avevo visto. Ti sei messo lì nell'angolino, zitto zitto, cacchio cacchio. Non t'avevo notato, porca zuzza. Fermo lì. Ah, mia, fallo fuori, ne sta arrivando un altro. Più di uno. Aiuto, quanti ce ne stanno là fuori? E nessun altro. Oddio. Qua sparano a vista, regà. Se ti becca. Merda, ce n'è individuato. Trova qualcosa per nasconderti. Sa perché non mi stupisce, ragazzi, che mi abbiano visto. Perché sono andata bella tranquilla. Trovarlo. Vediamo per strada. Tu vai nel corridoio. Tu vai nel corridoio. Oddio. Chiedo scusa, avrei dovuto mirare un po' meglio prima di sparare a caso. L'ho beccata al volo, davvero. Cioè, le cose top. Fermi. Potrei provare ad usare un po' anche questo. Magari. Se ce ne avessi abbastanza. Oddio. Boh. Sparagli, cazzo! Che fai? Nella spalla, dritta nella spalla. Oddio. Ragazzi, sono fottuta. Mi sa che sono fottuta. Scusa, amico. Scusa. La fiera del salame. C'è la fiera del salame, signori. Ecco qua, in go. Ammazza, che botta. Proprio violenta. No. Cazzus. Cioè, ma posso essere libera di usare l'arco come si deve? Oh, ecco qua. Oh. Dammi un colpo pezzente che non sei altro. Questi peggio che andare di notte. Manco quello c'hanno. Non l'ho preso? No, direi di no. Niente, vabbè. Allora, l'arco a quanto pare, perlomeno in questo gioco, non è l'arma per me. In questo era rimasto abbastanza chiaro. Oddio, con la molotov no. Non t'azzardare, eh. Oddio. Minchia, mi ha mancato per un po' di sedere. Headshot? No. Come non detto. È morto? Abbiamo finito? Siamo in pace? Davvero? Bene. Ah.
Finalmente! Ho recuperato pure una freccia. Tanto per quanto mi possono essere utili. Ah, meno male. Dai. Almeno pure sto problema ce lo siamo tolto dai piedi, no? Andiamo, va. Ma sei Harry, casino. Dammi una mano. Ok. Harry! Pronto. Oh, cazzo. Ho espugnato la fortezza! Spara sta cifra. Calma, perché se... Sono qua giù. Sento oh, no. Gente che si lamenta. E vabbè, ma è un incubo. Centro. Bravo, ragazzi. Davanti, andiamo. Chi ti ha insegnato? Tieni gli occhi aperti, non è ancora finita. Grazie per la lezione. Pensi che potessi illudermi che fosse finita, cioè... Ma dai, ma di che stiamo parlando? Ok, controlla. Forza! Oplala e... Oplala! Yes. A posto, Sam, andiamo! Su, ragazzo, vai! Forza, forza, ragazzino, forza, ragazzino! Coraggio! Coraggio! Stanno arrivando! Stanno per sfondare il cancello! Eccolo! Ok, tiriamolo su! Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Ma vaffanculo, Harry! Merda. Restiamo insieme. Che cosa tenera, regà. Dai. Ma mi sparano. Oddio, Joel. Oddio, Joel. Raga, quanto è stata tenera Ellie. Come cazzo usciamo da qui? Adesso troviamo la soluzione. Non ti preoccupare, ci pensa zio Joel. È stata tenerissima comunque. Cioè, mo raga, vedete, io poi scherzo, no? Faccio sempre sarcasmo, eccetera, eccetera. Ma è stata così tenera che... Cioè, è tornata giù pur di non lasciarlo solo. Cioè, raga, dai, le cose belle. Senti, zio, se vai a controllare là, grazie, è stato. Mi fai un piccolo favore, perché eri girato da sta parte e non te sei accorto che una bottiglia è volata da qui verso lì. No. Va bene lo stesso. Poi non era arrivata fin lì, tra l'altro. Ho usato un coltello, non volevo usarlo, ma tanto ormai, guarda, più che andare di merda così. Vuoi venire ad accopparmi? Davvero? Tu vorresti accoppare me? Che anche se c'è una sbarra di ferro non ti serve a niente. State fermi, animali. Dai, vieci, vieni a scoprire la sbarra di ferro di Joel. E mi dissocio. E tac, e in faccia. Ecco fatto. E tu, becile. Vieni qua, vieni. Forza. Secondo e tre. A posto. Vedi se trovi qualcosa. Hai visto? Non montarti la testa e colpisci la loro. Esatto. Pensa a colpire le teste degli altri invece di riempire la mia di rotture di scatole. Allora, facciamoci strada di qua. Ecco fatto. Ellie, tieni le chiappe al sicuro, mi raccomando. Aiuto. Oh, ecco il nostro famoso ponte, finalmente. Corri, come se non ci fosse un domani. Oh, cazzo. Correte. Corri, Joel. Corri, Ellie, non ti voltare indietro. Oh, cazzo, corri. Non ti fermare, Ellie. Non ti fermare. Aiuto. Ma lasciateci in pace. Quanti colpi hai ancora? Ci uccideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda! Oddio! Mi terrai a galla! Ellie! Non abbiamo tempo! Ellie! Andiamo! Ah! Oddio!
oddio. Harry! È sveglio! Ehi, tu. Siamo vivi. Oh. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no! Harry! Tutto okay. Stai indietro, tu! Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. Regà, cioè... queste situazioni... E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Cioè, regà, in certe situazioni... È controversa la cosa, perché chiaramente uno dice: nel momento in cui mi poteva aiutare, mi ha lasciato nella merda. Però, giustamente, raga, per quanto uno possa voler aiutare un altro, cioè, io non te conosco manco, capito? Quindi, cioè, la mia priorità per dire mio fratello, no? Quindi, cioè, quanto gliene puoi fare una colpa? Alla fine li ha salvati adesso, quindi diciamo che la cosa si è messa in pari, dai. Vabbè ragazzi, allora io direi che pure oggi abbiamo fatto un po' di progressi e possiamo fermarci qua e riprendere da qui la prossima volta. Quindi siamo diretti a questa benedetta torre radio. Ovviamente ragazzi, come al solito, aspetto vostri commenti a riguardo. Ecco, vi faccio sta domanda: se voi foste stati nei panni di Harry, che cosa avreste fatto in quella situazione? Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!